Ucraina ha presentato il documentario Road to Leopoli, illustrato il viaggio umanitario della Croce Viola di Sesto Fiorentino in Ucraina. Istituti di garanzia, psichiatria, carcere, misure di sicurezza, la situazione in Toscana e i risultati di una ricerca presentati a Palazzo del Pegaso nel corso del convegno sul diritto alla salute mentale e misure penali. Cultura, la Toscana raccontata dalla generazione Z, saranno 200 gli studenti di 10 scuole toscane, una per provincia, coinvolti nel progetto Carta dell'Identità Culturale Toscana per creare itinerari alla scoperta di cultura e risorse della regione. Il reportage intitolato Road to Leopoli, realizzato per raccontare il viaggio umanitario della Croce Viola di Sesto Fiorentino in Ucraina, è stato presentato a Palazzo del Pegaso. Sono intervenuti il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, il consigliere regionale Fausto Merlotti, l'ideatore e il regista del reportage Alessio Poggioni e il presidente e il direttore della Croce Viola Pubblica Assistenza di Sesto Fiorentino Alessandro Iasello e Davide Costa. Presentare il reportage dedicato all'Ucraina è un modo per non dimenticare, ha detto Antonio Mazzeo, presidente del Consiglio regionale. Sono davvero felice oggi di poter ospitare qui in Consiglio regionale la presentazione di questo reportage, che è un modo per non dimenticare, è un modo per segnalare con forza quanti crimini, quanta violenza ci sia nella guerra che vede oggi la Russia di Putin continuare ad aggredire il popolo ucraino. E noi però vogliamo anche mandare un messaggio di speranza e consentitemi di ringraziare la Croce Viola. Questo è uno dei diversi viaggi con cui si portano beni alimentari, sostegno alle popolazioni ucraine. Batte il cuore grande della solidarietà della nostra regione. È un modo per ricordare, ma è anche un modo per sensibilizzare le ragazze e i ragazzi a avvicinarsi al mondo del volontariato, a sostenere la Croce Viola, a sostenere le tante associazioni che ogni giorno si impegnano per donare agli altri. Un ringraziamento particolare al collega Fausto Merlotti per aver voluto questa conferenza stampa, ad Alessio Poggioni per aver predisposto il lavoro, il documentario. Penso che iniziative come queste dobbiamo portarle nelle nostre scuole, perché le ragazze e i ragazzi devono essere sensibilizzati, devono conoscere e devono provare a diventare parte attiva della nostra comunità. La mia presenza nella missione umanitaria in Ucraina è stata un'esperienza toccante, ha detto il consigliere Fausto Merlotti. Questa esperienza che mi ha visto presente in Ucraina insieme ai volontari della Croce Viola di Sesto Fiorentino è stata un'esperienza importante, toccante per certi versi e da tanti punti di vista. Sicuramente aver portato i medicinali per l'ospedale pediatrico di Leopoli e l'accoglienza che ci hanno riservato dal direttore sanitario ai chirurghi, ai medici, agli infermieri, a tutto il personale dell'ospedale è stata un'esperienza indimenticabile, così come l'attesa dei genitori che avevano i piccoli ricoverati lì all'ospedale, ma anche l'incontro a Cervinzi con le autorità, il sindaco, i suoi assessori e con le persone lungo la strada che riconoscevano i volontari per la divisa che portavano, ma non sapevano di dove fossimo o di quale organizzazione facessero parte, però vedevano lo scudetto dell'Italia, vedevano il simbolo dell'Italia e questo faceva avvicinare quelle donne, quelle persone più anziane che avevano avuto esperienze qui in Toscana in particolare e ci ringraziavano, ringraziavano i volontari, ognuno di noi, per il solo fatto di esserci. Sono esperienze importanti, toccanti e poi dal punto di vista istituzionale è chiaro che rappresentare la Regione Toscana, il Consiglio regionale in questo caso il 25 di aprile a Leopoli e farlo per quanto mi riguarda per la prima volta nella mia esperienza fuori dall'Italia è stato chiaramente qualcosa che porterò con me nel cuore ma anche come sentimento di Europa che riconosce la democrazia, la libertà e che come dire, contrasta i soprusi e le guerre causate da altri per scopi diciamo, di prevaricazione e di invasione di un territorio libero e democratico, quale era l'Ucraina prima dell'invasione da parte della Russia.
non dimenticare le sofferenze e i soprusi che sta subendo questo popolo. Questo è lo scopo di questa settima missione in Ucraina, ha detto il presidente della pubblica assistenza Alessandro Iasiello. Noi c'eravamo già stati 6 volte prima di questa missione, ci andremo per i prossimi anni, spero altre 2 o 3 volte, perché fatto anche la versione israeliana, l'attenzione si è spostata ovviamente sul Medio Oriente, e invece questo è il momento importante per concentrare la nostra attenzione sull'Ucraina, che in questo momento è passata in seconda pagina. E questo è uno strumento essenziale, un po' per documentare quello che è stato fatto fino adesso, che cosa che per noi è importantissima, ma soprattutto proprio per tenere alta l'attenzione su quella regione. È stata un'esperienza molto bella sul piano professionale e soprattutto umano, ha detto il regista Alessio Poggioni. Dunque, il reportage nasce di fatto da un progetto che si è accodato a un viaggio umanitario della Croce Viola, che è una pubblica assistenza di Sesto Fiorentino, che per diverse volte in realtà è andata in Ucraina a portare aiuti umanitari e vari tipi di aiuti, compresa questo, in questo viaggio anche un'ambulanza. Io mi sono accodato al 7° viaggio della Croce Viola in Ucraina, nelle zone dell'ovest del paese, dove appunto sono state portate diverse tonnellate di aiuti umanitari e anche un'ambulanza e anche dei medicinali provenienti anche insomma da un accordo con la regione toscana. È stata per me un'esperienza molto bella perché prima di tutto l'ho vissuto umanamente, ovviamente di un paese in guerra, martoriato, ma visto dal confine più lontano, diciamo, rispetto al fronte, ed è stata un'esperienza molto bella anche dal punto di vista professionale, perché ho potuto registrare le storie di vita, i timori, le preoccupazioni anche delle persone che hanno perso moltissimo a partire dai propri cari in questa guerra che ormai dura da 2 anni, che ha lasciato realmente un paese, ma come si vede nel documentario c'è anche tantissimo sentimento di rivalsa e una voglia di ricostruire un popolo, prima di tutto a partire da un'idea che è l'idea di libertà, che è molto profonda nel popolo ucraino. Diritto alla salute mentale e misure penali è il titolo del convegno sulla tutela della salute mentale delle persone private della libertà personale che si è svolto al Palazzo del Pegaso e nel corso del quale è stata presentata la ricerca Psichiatria, Carcere, Misure di Sicurezza. Dopo la ricerca sull'affettività in carcere abbiamo promosso quest'anno un lavoro di approfondimento sulla psichiatria in carcere e negli altri luoghi di detenzione o di limitazione della libertà personale, ha detto il garante dei diritti dei detenuti della Toscana, Giuseppe Fanfani. Dopo la ricerca dell'anno scorso sull'affettività in carcere, quest'anno abbiamo promosso ed attuato una ricerca sulla psichiatria in carcere negli altri luoghi di detenzione o comunque di limitazione della libertà personale. È una ricerca particolarmente approfondita che prende in esame quella che è la situazione della componente psichiatrica e della gravità delle conseguenze che questa comporta all'interno del sistema carcerario, all'interno dei luoghi di limitazione della libertà personale, quale la REMS, che ha sostituito i vecchi ospedali neuropsichiatrici, e con l'intenzione di evidenziare quanto sia necessario promuovere delle politiche di tutela delle persone che soffrono di queste patologie, che sono le più fragili necessariamente e sono quelle che maggiormente soffrono all'interno di un sistema, quale quello carcerario. Vogliamo essere dalla parte di chi soffre, cercare di dare risposte, ha detto il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo. Ma è importante essere dalla parte di chi soffre, cercare di dare risposte. Io dico sempre che lo stato con cui si misura la civiltà di un paese è in funzione del livello delle proprie carceri e ancora di più lo dico oggi per quelle persone che soffrono di malattie mentali. Noi abbiamo il compito di fare in modo che tutti possano scontare la pena nella maniera più giusta, quella che permetta di rieducare, di riabilitare, di tornare ad una vita il più possibile normale. È uno sforzo importante, ringrazio il garante Fanfani per il lavoro che sta facendo, ci sono tutte le ASL presenti, i nostri tecnici, gli psichiatri, gli psicologi, un momento importante di riflessione, un momento importante per la nostra comunità, la comunità toscana.
La ricerca, tra le altre cose, individua la necessità di diffusione di un modello del piano terapeutico riabilitativo individuale che contenga anche gli aspetti sociali, come casa e lavoro, da trasmettere a tutti gli operatori coinvolti nel caso, come strumento di comunicazione e di valutazione del percorso terapeutico della persona sottoposta a misura di sicurezza. Al convegno hanno preso parte l'assessore al diritto alla salute e alla sanità, Simone Bezzini, e l'assessora alle politiche sociali, Serena Spinelli. Sentiamoli. Si tratta di un argomento delicatissimo, la tutela della salute mentale delle persone soggette a misure restrittive della libertà personale nelle varie gradazioni con cui queste fattispecie si esplicano, ed è un tema che a mio avviso richiede una grandissima attenzione, un grandissimo impegno, perché si incrocia anche con i mutamenti della struttura demografica, sociale, anche con la crescita di fenomeni che in qualche modo alla fine afferiscono a queste tipologie, a queste fattispecie, insomma, e quindi c'è bisogno che il sistema istituzionale tutto, insomma, e il sistema sanitario prestino grande attenzione a queste materie. Ovviamente siamo in un momento difficile, perché poi passare dalle parole ai fatti significa investire in strutture, investire sul personale, e quindi per dare risposte adeguate a questi bisogni di salute, per quanto ci riguarda, ma è più complessivamente all'attività delle istituzioni su queste materie, servono risorse. E quindi c'è un tema anche di come dal livello nazionale dovrebbero essere trasferite alle regioni maggiori risorse per poter migliorare la qualità della presa in cura, della presa in carico, dei servizi, delle prestazioni offerte. Noi non siamo fermi, nonostante questo c'è un lavoro che i professionisti delle aziende sanitarie svolgono con grandissima dedizione e professionalità ogni giorno. Ci sono anche programmi di investimento che in qualche modo andranno a regime, alcuni nel brevissimo periodo, penso all'ampliamento dei posti nella REMS di Empoli, che dovrebbe essere una questione, insomma, di brevissimo termine, e penso all'investimento nelle nuove strutture per la REMS di Volterra, dove abbiamo assistito all'intesa in conferenza Stato-Regioni per l'allocazione delle risorse del cosiddetto articolo 20, che saranno disponibili nella prossima primavera, e quindi dalla prossima primavera potremo entrare nella fase progettuale, poi in quella dell'appalto, e poi mi auguro nel giro di un po' di tempo, qui siamo più sul medio termine, diciamo, nell'apertura dei cantieri. Nei giorni scorsi abbiamo insediato anche il PUR, che è un nuovo strumento, diciamo, che serve a gestire i percorsi delle persone, diciamo, che hanno limitazioni con problematiche di salute mentale, con limitazioni, diciamo, alla libertà personale, diciamo, e questo è un organismo multiprofessionale, multidisciplinare, estremamente importante, che può aiutare anche alla gestione di questa tipologia, insomma, di situazioni, e quindi ecco, questo dà il senso, diciamo, da una parte di una difficoltà, come dicevo prima, ci vorrebbero più risorse per investire sulle strutture, per fare assunzioni dedicate, ma tuttavia non siamo fermi, ecco, continuiamo a innovare i modelli organizzativi e a programmare investimenti, ovviamente con le risorse di cui disponiamo. Ma io intendo davvero ringraziare il Garante Fanfani e tutta la struttura, i ricercatori che si sono messi a disposizione di questa indagine, tra l'altro ha un valore scientifico importante, ha un criterio di organizzazione che è davvero di rilievo. Importante perché noi sappiamo che di per sé la detenzione è una condizione che altera le condizioni di equilibrio psicologico, ma sappiamo anche che molti di quelli che finiscono in carcere spesso vengono da vissuti anche molto complessi, e che quindi la salute psicologica e psichiatrica in carcere è un elemento che altera la qualità della vita ulteriormente delle persone detenute, perché nega uno dei loro diritti, che non è un diritto che si perde perché si entra in carcere, è il diritto alla salute. E credo che questo sia un elemento che ci interroga molto come sistema, interroga anche le politiche sociali, che noi sappiamo che uno dei valori, diciamo, che dovrebbe avere il carcere non è quello solo, diciamo, di rimettere la colpa che si è
in termini di pena, ma come dice la Costituzione è soprattutto quello di consentire alle persone di essere reinserite nella comunità e nella società, e questo interroga le politiche sociali perché interroga nella capacità poi di costruire intorno a queste persone, insieme a queste persone, percorsi che gli consentono davvero di essere di nuovo in grado di vivere in libertà e in qualità nelle comunità, perché altrimenti il carcere rischia di essere solamente punitivo. Coinvolgere i giovani toscani nella riscoperta e nel racconto delle identità, della cultura, delle risorse del territorio e raccontarli poi in un elaborato nell'ambito di attività coordinate dalle scuole. Questi gli obiettivi del progetto Carta dell'Identità Culturale Toscana, presentato in conferenza stampa al Palazzo del Pegaso, nato da un'idea del vicepresidente del Consiglio regionale Stefano Scaramelli e portato avanti dall'Ufficio di Presidenza. Il progetto vuole stimolare la creatività e la capacità di narrazione, ha detto il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo. Tenere insieme la nostra storia, le nostre tradizioni, ma saperle leggere con lo sguardo delle ragazze e dei ragazzi della generazione Z è quello che noi vogliamo proporre oggi insieme all'Ufficio Scolastico Regionale. Permettetemi però di fare un grande ringraziamento al vicepresidente Scaramelli. Ha voluto questo tipo di progettualità, ci ha lavorato, l'ha vista crescere e ora permetterà a 200 studentesse e studenti delle nostre scuole di poter raccontare attraverso il loro punto di vista la nostra storia, le nostre tradizioni, la qualità del nostro cibo, cos'è la Toscana. La Toscana è terra di arte, terra di storia, di cultura, di bellezza, ma anche terra che ha la capacità di saper guardare al futuro. E quindi giovani generazioni che attraverso la loro voce, il loro linguaggio, attraverso i loro occhi possono saper leggere la Toscana del passato ma anche la Toscana del futuro. Saranno 200 i ragazzi di 10 scuole, una per provincia, che viaggeranno alla scoperta del proprio territorio, identificandone gli elementi più rappresentativi del patrimonio culturale, partendo dalla suggestione di 5 tematiche: in viaggio per la storia, alla scoperta dell'autenticità, a contatto con la natura, vivere la Toscana contemporanea e in cammino su antichi tracciati. A loro il compito di raccontare cosa sia peculiare e caratterizzante della Toscana, creando itinerari attraverso cui guidare i coetanei di altre province. I giovani dovranno produrre poi contenuti in grado di rappresentare un'immagine, giovane e inusuale, della Toscana, che confluiranno in prodotti fruibili online che saranno presentati in un evento finale a Firenze, al Teatro La Compagnia. L'idea di fondo, nata dopo il periodo buio del Covid che ha isolato molti giovani, ha detto il vicepresidente Scaramelli, è quella di un viaggio collettivo. Sentiamo le sue parole. Un progetto pensato dal Consiglio regionale della Toscana a favore dei giovani, nascerà l'opportunità di un interscambio culturale che andrà a valorizzare l'identità dei nostri territori, la conoscenza di un territorio. Saranno i giovani delle scuole del quarto superiore di varie province della Toscana ad ospitare altri ragazzi. Loro stessi si faranno interpreti di questi percorsi in altri territori della Toscana. È un interscambio che cresce e fa crescere l'identità culturale della nostra regione, ma che produce esperienza, produce relazione e produce delle opportunità. Saranno protagonisti gli istituti scolastici e i giovani diventeranno loro stessi fruitori di una progettualità innovativa di cui la Toscana, diciamo, grazie all'Ufficio di Presidenza e al Consiglio regionale, diventa un elemento di grande, produce un elemento di grande innovazione. Fondazione Sistema Toscana, ha detto il direttore Francesco Palumbo, sarà il braccio operativo di questo progetto. Fondazione Sistema Toscana accompagna questo progetto, questa idea progettuale del Consiglio regionale, del Presidente Scaramelli, del Presidente Mazzeo, rendendolo esecutivo, soprattutto nella parte di formazione dei giovani nelle scuole che poi viaggeranno, quindi nell'accompagnarli nello sviluppare l'idea di identità toscana della propria provincia da comunicare ai ragazzi delle altre province. Quindi accompagneremo in fase formativa, accompagneremo
accompagneremo durante i viaggi i ragazzi in maniera tale da istruirli anche su come redigere al meglio e preparare i documenti, i web document, diciamo tutta la strumentazione dei social, e redigeremo un web document finale che poi resterà a beneficio dei prossimi passaggi. E infine, oltre alla parte di comunicazione e informazione del progetto, cureremo la giornata finale conclusiva al Cinema alla Compagnia, al Cinema Teatro alla Compagnia, dove i ragazzi si incontreranno e ci sarà un momento, diciamo, istituzionale di restituzione dei risultati del progetto. Sarà l'Ufficio Scolastico Regionale a diffondere l'iniziativa sulle istituzioni scolastiche della Regione. È intervenuto così Lorenzo Pierazzi, dirigente tecnico dell'Ufficio Scolastico Regionale. Il progetto, che rientra in un più ampio spettro di attività che coinvolgono questa grande collaborazione tra l'Ufficio di Presidenza, in questo caso di Vicepresidenza del Consiglio Regionale della Toscana, e l'Ufficio Scolastico Regionale, è un progetto rivolto alle studentesse e agli studenti delle scuole superiori. Il numero 10 ricorre più volte, quindi saranno le 10 province, 10 scuole, 10 attività e 10 anche scambi culturali che prevedono dei viaggi dove ogni scuola si porterà con il proprio progetto, con la propria esperienza all'interno degli altri territori. Si tratta di una modalità molto interessante e supportata, in cui crede tantissimo anche l'Ufficio Scolastico Regionale, poiché è una didattica innovativa, una didattica molto fresca rivolta alle nostre studentesse e ai nostri studenti, che va nell'ottica dello sviluppo di questa identità culturale che riguarda sia la conoscenza di noi stessi, sia quella dell'accoglienza degli altri e lo sviluppo di quelle che sono le realtà più importanti della nostra regione.